tema dei beni confiscati è tornato alla ribalta ultimamente. Se ne è parlato pochissimo e poi è tornato alla ribalta. Cosa è successo? È successo che gran parte dei beni confiscati nel nostro paese non sono stati gestiti bene. Noi non dobbiamo mai dimenticarci che dietro un bene confiscato c'è un mafioso che è stato arrestato, poi ci sono dei processi e dopo il processo arriva la confisca. Quindi quando i mafiosi sono arrestati i beni vengono messi sotto sequestro. Quando i mafiosi vengono condannati, gli vengono sottratti, vengono confiscati. Poi inizia un nuovo mondo di questa proprietà, che può essere un terreno, può essere una villa, può essere un albergo, può essere un'abitazione, può essere un'industria. La nuova vita è determinata da una legge che vede il prefetto assegnare questa proprietà a qualcun altro, che possono essere enti pubblici, possono essere forze dell'ordine, possono essere imprenditori, possono essere cooperative. Ecco, quello che è accaduto è che nel momento dell'assegnazione non si è rispettato il percorso legislativo e anche nel momento della utilizzazione non si è rispettato la volontà della legge, che è quello di riutilizzo sociale. Se ne è fatto un profitto illecito.